certe circostanze. Non sono nostri. Ci servono, Alice. Ti serve qualcosa di caldo e io devo togliermi l'uniforme. Non so chi è sto qua. Conosco chi può aiutarmi. Aspetta, che cosa fai? Sta fermo! Chi sei? Ralph non ama i visitatori. Fanno male, Ralph. Restate se volete. Ralph non vi farà male. Quei simboli, perché li hai scritti? Non lo so. Oddio, Marcus è vivo! Giù le mani! Il luogo dove saremo liberi. Trova Jericho! Trova Jericho! Piacere, Philip. E così si prende il cappotto dalla Van Helsing. Ok, adesso siamo Connor. Trova Amanda. Chi è sta Amanda? Ah, boh. Ma comunque, salve a tutti ragazzi. Io sono Philip e oggi siamo tornati su Detroit Become Human. Lo so ragazzi, ultimamente sto facendo solo video su Detroit perché è un gioco che mi piace tanto. E comunque voglio... vorrei dire, ma che razza di posto è questo? Cioè, guarda qua, giardino botanico. Salve. Salve, starei cercando una certa Amanda. La conosce? La conosce? Salve? La parla. Salve Amanda. Ah, è lei, ok. Connor, che piacere vederti. Complimenti, Connor. Trovare quel deviante non è stato facile. E hai condotto l'interrogatorio in maniera impeccabile. Grazie. Sei stato davvero efficiente, Connor. Grazie, Amanda. Abbiamo chiesto alla polizia di darci il deviante per analizzarlo. Servirà a capire cos'è successo. L'interrogatorio mi è parso impegnativo. Che ne pensi del deviante? Deviante. Aveva i sintomi della devianza. Instabilità cognitiva, agire imprevedibile, emulazione delle emozioni umane. Temeva persino di morire. Il modello era difettoso. Questo tenente Anderson è stato assegnato alle indagini sui devianti. Che ne pensi di lui? Intrigante, proviamo. Lo ritengo irascibile e socialmente compromesso. Tuttavia lo reputo un buon detective. Ha una personalità intrigante. Sfortunatamente abbiamo l'obbligo di lavorare con lui. Come pensi di approcciarti? Proviamo amichevole. Voglio provare a stabilire un rapporto di amicizia. Guadagnare la sua fiducia sarebbe di supporto alle indagini. Perché fai in giù, ascolta? Sempre più androidi mostrano segni di devianza. Sono milioni in circolazione. Se diventano instabili, le conseguenze saranno catastrofiche. Sei il prototipo più avanzato che la Cyberlife abbia mai creato. E sei in grado di capire cosa sta succedendo. Conti su di me, Amanda. Non preoccuparti, ci pensa Connor. Presto, Connor. C'è poco tempo. Cioè, sta qua, non fa niente, mi mette anche fretta. Mi mette anche fretta, sta qua. Non capisco io. E mi mette fretta. Così. Cerca il tenente Anderson, ok. Salve. Salve, buonasera. Serve aiuto? Devo vedere il tenente Anderson. Hai l'autorizzazione? Sì. Non è ancora arrivato, puoi aspettarlo alla sua scrivania. Grazie. Molto gentile. Tenente Anderson. Mi scusi. Sa a che ora arriva di solito il tenente Anderson? Dipende da dove è stato la sera prima. Speriamo arrivi prima di pranzo. Grazie. Utilissimo. Aspettiamolo. Cosa devo dirvi?
esplora il nuovo ufficio. Allora, prima mi fai sedere, dopo mi dici di esplorare il nuovo ufficio. Cioè, ma deciditi. Allora. Oh, piacere, eccolo qua. Vederla, tenente. Oh, merda. Hank! Nel mio ufficio! È appena arrivato, ho già fatto casini. Esplora l'ufficio. Entra e ascolta. Entra e ascolta. Eh sì, sono un androide che non si fa i fatti suoi. Sì, però se c'entri le scale, magari... Salve, capo! Sulla mia scrivania ogni giorno arrivano 10 nuovi casi su androidi. Prima erano incidenti isolati. Signore che perdevano il loro robottino, stronzate del genere. Ma ora riceviamo rapporti di aggressioni e omicidi come quello di ieri notte. Non è più solo un problema della Cyberlife. È un'indagine vera e propria e dobbiamo risolverla prima che le cose si mettano male. Indaga su questi casi per capire se c'è un qualche nesso. Perché io? Perché devo occuparmi di questa merda? Sono il poliziotto meno adatto del paese per questo caso. Non ci capisco un cazzo di androidi, Jeffrey. Non so neanche settare il mio telefono. Tutti sono oberati. Credo che tu sia perfettamente adatto a questo tipo di indagine. Stronzate! La verità è che nessuno vuole indagare su questi androidi e così devo pensarci io. La Cyberlife ha mandato il suo androide per questo caso. È un prototipo molto avanzato e sarà il tuo partner. No, col cazzo non mi serve un partner, men che meno questo idiota di plastica. Hank, stai cominciando davvero a farmi incazzare. Sei un tenente di polizia, tenuto a fare quello che ti dico e a chiudere quella cazzo di bocca. Sai quante cazzo di cose avrei da dirti? Ok, eh? Ok. Allora farò finta di non aver sentito niente, così non dovrò aggiungere pagine al tuo dossier disciplinare che già sembra un romanzo. La conversazione è finita. Jeffrey, Dio santo, perché vuoi farmi questo? Odio questi cosi del cazzo. Perché mi fai questo? Senti, ne ho abbastanza dei tuoi capricci. O fai il tuo lavoro o consegni il distintivo. E adesso, se vuoi scusarmi, ho del lavoro da fare. Mi pare un po' incazzato, non l'ha preso tanto bene, eh? Positivo, positivo. Sono contento di essere nella squadra. Le assicuro che farò del mio meglio. Chiudi la porta quando esci. Buona giornata, capitano. Questo è razzismo nei confronti degli androidi. Salve Anderson, comprensivo, dai. Ho come l'impressione che la mia presenza le causi qualche problema, tenente. Sappia che questo mi dà un grande dispiacere. Che siamo colleghi, sarebbe opportuno conoscerci meglio. In ogni caso, voglio dirle che sono felice di lavorare con lei. Saremo un'ottima squadra. Scrivania. C'è una scrivania che possa usare? Quella non la usa nessuno. Adesso sei deciso a parlarmi? Ok, sediamoci. Si va al lavoro d'ufficio. Bello. A molte persone non piace avere androidi intorno. Mi chiedevo... C'è una ragione per cui mi disprezza così tanto? Sì. Ce n'è una. Sì, eh? E vai in zoo. Lei ha un cane, vero? E tu come lo sai? Peli di cane sulla sedia. Adoro i cani. Come si chiama il suo? Secondo te? Che palle, oh! Sumo. Si chiama Sumo. Ascolta i Knights of the Black Death. A me piace quel genere. È pieno di energia. Così ti piace l'heavy metal? Ecco, a dire il vero non ascolto tanta musica. Ma vorrei farlo. Pallacanestro? Tifa per i Detroit Gears.
Denton Carter ha segnato il 53% dei punti con tiri da tre. Ha visto la partita? La stavo giusto guardando al bar ieri sera. Ah. Oh. Se ha qualche fascicolo sui devianti, vorrei dargli un'occhiata. Il computer è sulla scrivania, quindi arrangiati. Grazie, molto umano lei. Ma c'è di sto punto. Tu ti fai velocemente, vai. 243 casi. E la Madonna! Il primo risale a 9 mesi fa. È partito da Detroit, poi ha coinvolto tutto il paese. Una X-400 ha aggredito un umano la scorsa notte. Potrebbe essere un punto di partenza per l'indagine. Ragazzi, ho paura che la X-400 si intenda cara. Perché il modello di cara è una X-400. Cazzo. Capisco che sia afflitto da problemi personali, tenente. Ma deve provare a superarli. E... Ehi, non ti permettere. Non mi conosci. Non siamo amici e non mi servono consigli, ok? Determinato. Mi hanno assegnato questa missione, tenente. Non sono qui per aspettare che abbia voglia di lavorare. Senti, stronzo. Se fosse per me, vi butterei in un cassonetto e gli darei fuoco. Quindi non rompermi le palle! O potresti finire male. Sta calmo. Tenente, sta calmo. Scusi se la disturbo. Ho delle informazioni sulla X-400 che ha aggredito l'uomo ieri sera. È stato visto nel distretto di Revendale. D'accordo. Mi sa che... Eh sì, ragazzi, mi sa che si intendono cara. Eh no, eh. Ok, siamo al distretto. Ah, quindi adesso siamo cara perché c'è la casa abbandonata. Controlla, vediamo. Ok, il fuoco adesso. Chi si ricorda dove ho trovato la legna l'ultima volta? Ci sono passato accanto. Lasciamo stare. Aspetta che Alice si svegli. Sì, sei tu allo specchio, cara. Cambia, taglia i capelli. E come li taglio i capelli? Ralph, magari hai qualcosa per tagliarmi i capelli? Sì, ti sei appena guardato allo specchio. Ah, ecco, perfetto. Vedete il pulsante. Oh, c'è Busa. Ah, oh, il nuovo colore di capelli? Ok, allora vediamo. No, io tengo biondi. Che dovrebbero essere quelli predefiniti più o meno. Nel gioco, nella copertina, cioè che ce li ha biondi. Facciamo biondi. Ah, rimuove. Allora anche con lei lo rimuoviamo il coso. Perfetto.
E adesso nessuno riconoscerà che siamo degli androidi. Bellissimo. Torna da Elis. Che succede? Oh cazzo! Ah, no! Per ora è tutto. Oh minchia! Ci sono anche Connor. Ci sono gli agenti nel quartiere, magari qualcuno ha visto qualcosa. Ok, fammi sapere che. Ascolta, ma sono davanti al motel. E davanti a casa. Cosa ci vuoi fare? La casa. Non ne ho idea. Oddio. E adesso? Dunque, vediamo. L'autista l'ha vista alle 2:30. Rubava in una lavanderia. Poi è stata vista al discount. Qual è la tua conclusione, Sherlock? Forse non è andata lontano. Come? Oddio. No, Oddio. Ralph nutre la bambina con questo. Ma che schifo! Le fa bene. È un ratto morto. Per risolvere i vecchi malintesi, Ralph cucina. Faremo proprio come gli umani. Gli piace la carne bruciata. Venite. Venite, sedetevi. Scusa, ma fa schifo. Un ratto morto. Raga, lo faccio soltanto perché mi fa paura Ralph, lo giuro. Ralph ha fatto molta fatica a trovare qualcosa da mangiare per la bambina. Ma che schifo, un ratto morto. Non sarebbe carino se rifiutasse. No? Buono. Oh merda. Sarà buonissimo. Succulento, vedrai. Succulento, succulento. Questo è tutto pazzo. Bambina. Ti prego, cara. Non voglio mangiarlo. Cosa lo ha detto? So. Fa schifo. Menti! Ha detto che è molto affamata. Ha voglia di mangiare. La piccola umana non se ne pentirà. Ralph ha trovato il più grosso. Il migliore che potesse trovare. Cibo. Madonna, che schifo, scolento. Però. Cioè, Ralph. Avanti. Mangia. Mangia! Sta calmo, madonna. Mangia. Ora noi ci alziamo e ce ne andiamo, Ralph. No. Oddio. No, non ve ne andrete. Oddio. Non finché lo dice Ralph. Volevi che fossimo come una famiglia, Ralph. Padre, madre e figlia, ricordi? Oddio. Un padre non minaccerebbe mai la sua piccola con un coltello. Ralph ha fatto molta fatica. Ecco perché. Voleva solo che la bambina mangiasse. Sta calmo. Oddio. Ralph non è cattivo, no? Non lo è. Lasciaci andare. C'è nessuno? Oddio mio, no. Oddio, Connor. Oddio, adesso sono Connor. Oddio. Android è nella casa. Loro due non ci sono, ok. Ralph, mi dispiace, ma devo fare i lavori fatti bene. Ma quello che mi interessa è che siano andati via Cara ed Alice. Ciao Ralph. Versione androide.
Sangue sulla blu. Recinzione c'è sangue blu. C'è stato un altro androide qui. Ralph si è graffiato passando. È sangue di Ralph. Emil, non ti farò del male. Ci sono altri androidi qui. Altri androidi? No. Ralph è solo. Sto cercando una X-400. L'hai visto per caso? Ralph non ha visto niente. Ma si sente che sta mentendo, cioè... Ragazzi! Io lo capirei benissimo che sta mentendo. Scopri un motivo dello stress dell'androide. Oh! Era lì? No, vabbè, no, non lo sapevo questo. Connor, ma che succede? È qui! Chiami la centrale! Ragazzi, chissà quanto tempo ci ho messo. Tantissimo. Diretta alla stazione. Oddio. Oddio. No, vabbè, ma io non voglio essere Connor. No, dai, no, però! Sono laggiù! Non sparate, ci serve viva! Oddio! Dio! Ehi, hey, dove vai? Non le lascio scappare! Non lo faranno! Non arriveranno dall'altra parte! Non posso permetterlo! In questo modo ti farai ammazzare! Non inseguirle! Questo è un ordine! Lo faccio perché non voglio che le prenda! Cioè, è per quello che l'ho fatto. Io. Oh mio Dio, che ansia! Madonna, ragazzi, che ansia! Insomma, si sono trovati. Sembra che la CyberLife abbia fornito un prototipo di androide detective alla polizia di Detroit. Gli assistenti di polizia androidi sono operativi da anni ormai, ma questo sarebbe il primo caso... Ok, adesso qua ci abbiamo Marcus. Abbiamo contattato la CyberLife, ma prossima fermata, Ferndale Station. Le tue notizie e cosa succede sulla banda. Ricordiamo ai passeggeri che gli androidi devono viaggiare nell'area designata. C'è un luogo dove saremo lì. Prova Jericho. Mi pareva che l'avesse detto così... così calmo. Allora, devo trovare quel coso lì. Tac! Trovato! Ok, indizio aggiornato. Non hai qualche specchio?
Trova questi graffiti. Ok, allora adesso in teoria stiamo cercando Jericho. Ok, perfetto, adesso andiamo su. Beh. Una nave. Guardate, c'è scritto Jericho. Ah. Ah, io pensavo che Jericho fosse una persona. No, in realtà no. Non è una persona. Vediamo. Ripensandoci cambio strada. No, vabbè, pensavo fosse una persona io, Jericho. Invece no, è una barca. Ok, dobbiamo raggiungerla. Lo so, ragazzi, sto video verrà lungo. Ok. Salta. Il balzo della fede, signori. No, succede. Pare... Questo sembrava Assassin's Creed. Sta parte sembrava Assassin's Creed, bellissimo. Ma adesso io vorrei dire, il giaccone, quello alla Van Helsing, adesso dov'è finito? Sei caduto in acqua? Cos'è, te l'hanno mangiato le pantegane? Salve, buonasera. Esamina, cosa c'è qua? Una torcia. Da quando le torce si accendono scuotendole? Salve. C'è nessuno in casa? Perché sinceramente io mi aspettavo un ambiente più bello, eh. Sinceramente. Forse non un albergo a 5 stelle, però insomma. Meglio di questo di sicuro. Prima cosa che faremo quando se troviamo qualcuno. Ingaggiare un'impresa di ristrutturazione. Prima cosa. Salve, c'è nessuno? Beh, ho visto hotel messi peggio, eh. Androide in fuga. Basta, Cara è diventata una celebrità adesso. Tutti che parlano di lei. Madonna Lucarna! Mi sono cagato in mano, vi giuro! Non è successo niente, non sono stato io! Non c'è nessuno, è stata la tipa di prima! È stata lei! Colpate lei. Ti muovi, Marcus? Sembra che vai un po' a rilento. E io che sbaglio anche i pulsanti. Salve. C'è nessuno? Adesso non è che mi spunta Freddy, vero? Quello di Five Nights at Freddy. Salve. Buonasera. Cosa guardi tu che devi guardare avanti? Buonasera. Trova Jericho. Ma cade a pezzi sto posto. Cioè, madonna, è un posto che cade a pezzi sto qua. Come fanno a vivere degli androidi qui dentro? Ciao. Ecco la tipa di prima. Benvenuto. Quello che mi ha fatto prendere lo spavento. Benvenuto a Jericho. Boom. Finito. Siamo a Jericho. Allora, prima di tutto, così, un'impresa di ristrutturazione ci vuole perché la nave cade a pezzi. Ok, dobbiamo farla diventare un hotel a 5 stelle.
capito? E per il resto io direi che per questo video è tutto. Se il video vi è piaciuto, come al solito, lasciate un commento e un mi piace. Se scrivete su Instagram philip-deadpot mi trovate. E noi ci rivediamo sempre qui con moi. E alla prossima, bella ragazzi!